Prendi di essere forte. No, prendi, ascoltami. Aspetta, stai calmo. Ma ne ho già uccisi tutti questi. Ah no, ce ne sento uno comunque. Ne sento uno che sta dormendo. Ah, ce n'è un altro che sta dormendo. No, Devo dire comunque, ragazzi, che il menu iniziale di questo gioco fa. E comunque ti impersonifica in quel tizio lì, di fronte al falò, abbandonato se stesso, in una tundra desolata, circondata da ogni genere di bestia, che ha un'unica intenzione, molto comune, morderti il collo. Comunque, riprendiamo l'avventura con Hey Agent, e questo è Idle Burn Sky, con questa nuova puntata di Winter Survival. Ritorniamo nella tundra del Canada, non so dove cacchio siamo, cercare di sopravvivere. Mi ricordo che nell'ultima puntata siamo usciti da una caverna e avevamo trovato uno dei nostri colleghi che ovviamente non ci ha degnati di mezza presa. Cosa puzza? Puzzo? Come osi dirmi che puzzo? Mi ha detto che puzzo sto tizio, raga. Ma la domanda è, usciamo, va. Costruisci un telaio? Come si costruisce un telaio? Puzzo ancora? Ah, forse c'è degli oggetti marci? Ho degli oggetti marci nell'inventario che puzzano? Che cacchio ne so? Vediamo, cibo. Cibo variato ce n'è? L'aglio. È l'aglio che ti dà fastidio? Spiegami. Oh, il freddo mi sta dando problemi. Madonna mia, ti stai lamentando di tutto, zio. Sei un dito in culo, sei. Sei un dito in culo. Accendiamo il fuoco che... Dove sto cammino? Dove sto cammino, raga? Non ci vedo niente. Non ci vedo niente. È buio. Potete credermi, non ci vedo. Oh, eccolo qua. Ottimo. Metti pezzo di legno di conifera. Ok, accendimi il fuoco, grazie mille. Metti dell'altro pezzo di legno di conifera e direi che possiamo cucinarci qualcosa. Ma sta cosa della puzza non la capisco ancora. Ricette. Ovviamente non posso cucinare una cippa. Ma già il fatto di prendere i fagioli e buttaci dentro un pezzo di coso, come si chiama, di aglio, e sei a posto, zio. Non è che voglio dire. Questo lo posso mangiare? Fagioli di Marco. Mangia, riscaldato. Non so, riscaldato magari mi aiuta. Come ho freddo? Temperatura confortevole. Allora perché mi stai dando questo problema al cervello? Non riesco a capirti. Posto? A posto? Hai bisogno di acqua. E questo è già un problema. Come cacchio faccio a ricavare l'acqua? Ah, basta semplicemente andare a un fiume, secondo me. Basta semplicemente andare a un fiume. Comunque adesso sono asciutto. Sta cosa della puzza non la capisco. Sono a disagio. Perché sei a disagio, fratello? Ma questo tizio veramente. Ho capito che sei sperduto in una tundra. Però anche tu. Tira fuori le palle. Ma buon Dio. Posso bere da qui? Sì. No, tenere premuto per lavare? Devi spogliarti per lavarti. Tieni premuto G per bere. Grazie. Devo spogliarmi per lavarmi. Oh madonna. Sono bagnato. Oh cacchio, non avrei dovuto camminare su. Sull'acqua, sì, se no adesso c'ho tutta sta visuale. Che odio, sta visuale del bagnato. È terribile. Allora, stendino. Mi spiace, zio, dovrei stare in mutande, dovrei stare un pochino in mutande. E poi veramente, alla fine sono solo i pantaloni che sono bagnati. Invece tu mi stai facendo proprio la morale, mamma mia. Adesso non ho freddo. Nudo nella tundra a lavarmi in un fiume. Tieni premuto per lavare. Vai. Ah, si puzzavo veramente, bastava lavarmi. Hai capito? Il sottopalla, mi raccomando, che sento l'odore della ricotta. Sento l'odore della ricotta. Lavati. Però anch'io sarei a disagio a essere nudo nel mezzo della tundra, costretto a lavarmi perché apparentemente puzzo. Credo che comunque la puzza sia un problema perché attira i lupi. Bevi che non hai bevuto ancora bene. Ok. Perché vedo coso, come si chiama? No, aspetta, torna dentro che sennò saremmo disagiati dal freddo. Madonna mia. E se quella roba del cervello si costruisce troppo? Eh no, ora stiamo bene. Se quella roba del freddo si costruisce troppo? No, così? Li sto indossando, sti vestiti? No, sono comunque bagnato. Puoi mostrare quella scritta? Cioè, mi dà fastidio quando mi sfocano la visuale così. Almeno la visuale, tenimela bene, no? Non è che posso droppare un po' di roba qui, no? E dove posso lasciare la roba? Allora droppala tutta. Tutta, non lo so. Ramo mi servirà, ciotola sicuramente no. Come si droppa? D lascia cadere. Perché la D? Potresti lasciarla cadere per sbaglio. Perché proprio la D? Spirito del chiaro di luna. Vomito 5%, coraggio alcolico 100%.
alla grande. Quindi praticamente mi ubriaco, divento vado fuori di testa. Guarda quante torce ho, mamma mia. Guarda quante torce ho. Borraccio, sembra più una molotov in realtà. Ok, tutta sta roba, batterie mi servirà. Padella, lascia. Le cornie di marmellata, leggi. Fare una marmellata e basta, grazie caro. Filo di metallo, più che altro vuole... Ma ancora freddo. Addio, sei di fronte a un fuoco, cosa vuoi di più dalla vita? Io non lo so sto tizio. Tizio veramente. Ho capito che non siamo abituati a sopravvivere, però. Per i coglioni. Maledetto. La pagina pesa, il filo mi servirà, la padella rotta. Non credo che mi servirà. Cristalli di sale, 1 chilo di cristalli di sale. Madonna mia. Ancora, zio, sei scaldato! Cosa vuoi di più dalla vita? Io non lo capisco sto tizio, veramente. Vabbè, andiamo, va. Ci, andiamo. Andiamo a fare che cosa? Così ho praticamente l'istinto di sopravvivenza. Segui le tracce. È là che devo andare. Sulle orme degli amici. Più che altro vedo che nonostante il tempo sia passato, lì c'è un cerbiattolo. Nonostante il tempo sia passato, comunque non ho ancora aggiornato. Oh, tracce. Non ho ancora aggiornato questo problema di traduzione. No. Che cos'ho? Ah, sono stanco mentalmente. Non posso stare a lungo così. Oh! Quello è un cervo, lo riconosco. Lo riconosco e come. E se... E dico solo se... Se dovrebbi... Se dovessi seguire... Affaticato? Dove la vedo l'energia? Ah, quello è affaticato. Come stai attento? Ma scendiamo e non succede niente, zio. Mamma mia, che roba che sei, oh. Vedi? Ce l'abbiamo fatta. Non si muore mica, eh. Vedo che i tuoi amici sono morti per molto meno, però... I tuoi amici erano delle schiappe. Te lo posso dire, senza offesa. I tuoi amici erano delle schiappe. Ok, dove siamo? Questo mi consuma... Ah, anche questo mi consuma energia. Hai capito? Non lo sapevo. C'è del sangue. Vale come traccia? Non vale come traccia. Però è una cosa carina che ti rallenta almeno il tempo. Ho freddo. Ma sto indossando i miei vestiti, scusami. Sì, sto indossando i vestiti, ma comunque è freddo. Maledizione. Qui pattugliamo dei lupi. Io praticamente dove ero passato? Non lo so. So che devo comunque lì dove era saltato il mio amico. Sapete che lui è saltato tipo in una specie di pozza da una caverna. Secondo me è lì che devo utilizzare l'istinto di sopravvivenza. Se è logica non mi inganna. Oh, qui avevo ucciso io i lupi. Godo, figli di Troia. Godo. Ehi, amico, dai, ho messo solo i piedi, ho solo messo i piedi in una pozza e adesso ho tutto sto problema di vista. Che dito in culo. Ragazzi, c'è il mio amico lì. Eh sì, è ancora la versione 1.0, la devono ancora un po' lavorare. La torcia, come che si faceva? Inventario. Dammi la torcia, va. Uno, la lancia invece, mettiamola su. Bastone morbido affilato. Ok, uno. Accendi. Ottimo. Magari adesso non avremo più freddo. Ah, con R mi mostri. Ma ne ho già uccisi tutti questi. Ah no, ce ne sento uno comunque. Ne sento uno che sta dormendo. Ah, ce n'è un altro che sta dormendo. No, ignorate. Non ignorate. Ignorate la torcia. C'è il fuoco. Il fuoco cattivo. Il fuoco fa la bua. Il fuoco, attenzione. Fate attenzione. Quello non mi ha ancora visto, quello arancione. Idiota. Ciao belli, il fuoco è cattivo, non lo dimenticate. Non lo dimenticate ragazzi, il fuoco è malvagio. Vi brucia le chiappette. Perché c'è, cioè, quella scena l'avevo già visto del mio amico che stavo cercando di inseguirlo. Lo stronzo, non mi cagava, scappava. Ma la mia idea qual è? Che sia solo un'allucinazione. La torcia la puoi tenere, eh? Oddio, c'è un altro lupo. Senti, bellissimo. Splendore. Levati dagli Zebedei, levati dagli Zebedei. Torna nella grotta dalla quale sei uscito, che ti brucio la coda, maledetto. Infilo la torcia su per le chiappe. Non si scherza con me. Muschio della grotta. Qui c'è tutta la roba. Barile di pieno che avevo già utilizzato. Baule di legno. Barile di pieno, ho detto. Un alfabeto del cazzo che non sono altro. Barile di pieno. Oh, cosa c'è? Ah, la mia torcia si è spenta. No, si è riaccesa. Si è riaccesa subito adesso.
Dove devo andare? Di qua. Di qua. Ehi, amico mio, sono arrivato. Come va? Ehi, stronzo. Credo sia un bug. Credo sia un bug. Cos'è questo? Credo sia un bug, no? Non riesco a proseguire. A me non vuole saltare nell'acqua. Col cazzo che salto nell'acqua, sono più scemo. Facciamo il salto, va. Ok. Credevo di doverlo seguire, sto stronzo, no? Invece no. Oh sì, forse sì. No, sono rocce che mi mostra. E che cacchio devo combinare, fratello mio? Sono rimasto bloccato. Su... ho capito, usa l'istinto di sopravvivenza. Spegni. No, 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 no. Spegni. Spegni! Ma cazzo si spegne questa torcia di merda? Devo equipaggiare un'altra arma. Non lo so, ragazzi. Perché di qua mi sembrava logico, no? Venire qua e seguire le tracce del mio amico. Il walkie-talkie mi porta qua. Apposta. Vedete? Mi porta di qua. Ho indagato, ma niente. Segui le tracce. Aspetta, vediamo gli obiettivi, va? Potenziamenti, debolezze, disagio. Ma vai a cagare tu e i tuoi potenziamenti. Stato. Cos'ha? Sta per andare fuori di testa, vabbè. Credo che siamo già matti. Diario, sì. Questo toglimelo per cortesia. Questo lasciamolo. Quindi devo andare di là e seguo le tracce dei tuoi amici. Vabbè. Andiamo di là allora. È stato tutto. Salve signor coniglio. Sono più veloce di un coniglio, ragazzi. Sono pericolosissimo. Ok, seguiamo le tracce dei miei amici. Visto che tu sei convinto che io debba fare questo, lo faccio. Perché non so come proseguire per la storia, sembra abbastanza difficile. Beh, era caduto il masso, ma l'avevo già fatta sta parte, ne ero sicuro. Sono più che sicuro di averla già fatta. Salta, maledetto. Non ho più pari idea di che cosa io debba fare. Sono accorto di idee. Forse mi dovrò rifare tutto da capo perché si è buggata quella parte. Può darsi. Credo di sì, credo sia possibile. Qui c'è una torre radio, non è che devo andare di là? Ma se non segui gli obiettivi in ordine, dubito che questo gioco ti sblocchi le varie aree. Nel senso, posso andare là a cercare della roba, ma sarebbe inutile. Cambia la frequenza. Non posso neanche cambiare la frequenza. Ah boh. Dov'è? Dov'è che mi avevi detto di andare? Segui le tracce, le ho seguite, vedete? Sono le tracce del mio amico, inseguito da un orso. Ok. Poi... andavano di qua e andavano lì nella capanna. Lui si è rifugiato nella casa. Vedi? Lui andava qui nella casa. Non entrava dalla porta perché era chiusa. Non fare questi rumori, per cortesia. Faceva questi rumori. E poi... le tracce portano di qua e lui andava qua sotto, no? Ah no, aspetta. Guarda qua. Non ho viste. Le tracce portano di qua, ho sbagliato di brutto. Hai capito? Io pensavo fosse entrato nella casa, invece. Pensavo fosse entrato nella casa il marrano. Ehi! Hey! Oh, guarda lì! Come? Il ponte è un pochino crollato. Devo veramente andare di là? Sei matto? Sei matto? Ok. Non sembrava un'idea intelligente fin dall'inizio. Se posso dire la mia. Mi sono fatto male al ginocchio. Sembrava sanguinante quel ginocchio. Beh, ora buona fortuna a salire. No, ce la faccio, vero? La puttana. Ci vuole una forza per fare quello che ha fatto. Micidiale. Questo posto mi vuole veramente morto. E quello stronzo neanche mi ha cagato. Figlio di puttana. Non mi è neanche cagato. Una via d'uscita. Guarda qua. Guarda qua. Sì, era un'allucinazione. Anche secondo me era un'allucinazione. Perché è un po' difficile che, diciamo, un amico, diciamo, di fiducia come lui, non ci caghi neanche di striscio. Poi è una mia opinione. Ok, sto per prendermi una malattia mentale. La prossima volta che vado a dormire mi becco una malattia mentale, purtroppo. Perché puzzo. Questa sta per rompersi. Ok, sai una cosa? Vai che questo la droppi. Dov'è? Qual è questa? Toglila. Dov'è?
No, durabilità 9%, abbandono, eh. Prendi questa che dura un po' di più. Ed accendimi una torcia, perché penso sia pieno di lupi. Ascia in legno? Questa mi servirà. Ascia in legno dell'artigianato. Dell'artigianato, cos'è questa? Lattina bucata. E qua invece rottame metallico, 8 kg di rottame metallico. O corda, dammi. Tessuto, dammi. Ok, qui pezzo di legno di conifera, dammi qua. Mi serve per accendere il fuoco. Meno male che mi sono asciugato. Oh, non si muoverà. Infatti, o l'ascia, possiamo usare quella, no? Allora, mettiamo due per l'ascia. È così. Bonky! Bonky! No? Lo premere? Ah, devo rompere la porta, mi sa. È quello che sto provando a fare. Oh, l'ho buttata giù. Alla grande, ha funzionato. Devo semplicemente rompere la porta ad asciate. Interesting. Ok. Poi devo saltare di qua. Mamma mia, che potenza. Che potenza. Ripeto, una cosa che devono sistemare è sicuramente il fatto che la torcia si spenga quando ti arrampichi su un posto e si riaccenda subito dopo. Questa va sistemata come cosa. Ok, andiamo di qua. Siamo usciti. Alla grande, siamo già usciti. Più facile del previsto. Vedo che una volta che sei al 100% di pazzia, nessuno frega più niente. Ci sono troppe lance. Ci sono decisamente troppe lance qui. Mi sa che mi aspetterà un bel combattimento. Ah, ho capito dove sono. Ho capito dove sono. Sapete dove sono? Alla miniera, dove non riuscivo ad entrare prima. Avete presente dove c'è la casa sulla sinistra? No, non sono lì. Sono da tutt'altra parte. Oh, madonna mia. È inutile se giriamo in tondo in questo modo. Non ci troveremo mai. Sono arrivato dall'altra parte o no? No, non sono arrivato. Lo so. Farò un falò enorme. Dovrebbe attirare la loro attenzione. Trova un posto adatto per il falò. Definisci posto adatto. Trovami la definizione di posto adatto. Possiamo dare fuoco alla foresta se vuoi. Più adatto di così. Di tutto per andarmene, ragazzi. Ah, ecco qua il posto adatto. Risolto. Misteruto risoluto. Non posso saltare qui? What? Dai, zio. Non farmi sti scherzi. Devo andare là, allora. Maledetto. Mi chiedo se l'ascia la posso utilizzare anche per difendermi da bestie. Tipo, la tiro sul cranio. Secondo me. Ah! Che ho fatto? Non lo so! Mi ha visto? Sono entrato. Mi ha visto. Scusa, fratello, aspetta, risolviamo. Credi di essere forte? No, prendi, ascoltami. Aspetta, stai calmo. Madonna mia, che spavento! Madonna mia, vieni qua, suino. Vieni, ti faccio vedere io. Dove sei? Upi! T'ho preso? Ti fa male? Spero di sì, figlio di troia. Vieni qua, dai. Fatti sotto. Ne ho un'altra, eh. Godo! Questo succede quando ti metti contro di me, figlio di puttana. Carne di lupo cruda. Come vomito. E una cosa che non si consiglia è mangiare la carne di predatori come lupi e orsi. Orsi specialmente, perché gli orsi portano una specie di parassita. No, l'ho mancato! Scusa! Non ero... Ma vaffanculo, è cattivissimo! Da chi non rompevano le palle, adesso sono cattivissimi. Dove vai? Dove, maledetto. Porca puttana! Dai, al piede. Allora, l'inganno della cadrega. L'evasione numero 16. Dov'è? Mi sta ancora cercando? No, non mi sta più cercando, allora. Dammi la lancia. Dove sono le lance? Dove sono le lance, maledizione? No, ma porca puttana! Ancora? Aspetta, ci dovrebbe essere la mia lancia. Eccola qui. Equipaggiamola. Ok. Dov'è? Dov'è la mia lancia? Dove sono queste cazzo di armi? Prendi qua. 4, vieni qua, maledetto. Ma tu qui, cosa credi di fare? Scusami. Spiegami un po'. Porca puttana di nuovo! Ce la farò prima o poi. Ce la farò. Dov'è la mia lancia? Eccola qua. Ma non è che la posso equipaggiare? G. Con G si equipaggia direttamente. Maledizione. Non mi avrai mai vivo. Dove sei? Figlio di puttana. Ma guarda te questo. Più che altro mi devo abituare col lancio. Una tomba. La tomba mi dà problemi, vero? Perché ho tipo le allucinazioni con le tombe. Eh sì, io c'ho problemi. Paura delle tombe. Vabbè.
Niente male, ok? Cosa? Cosa mi serve qua? Il mondo, devo tagliare degli alberi, vero? Tu sei pazzo, fratello mio. Bene, tagliamo alberi. Così? Cosa? Mi serve un'ascia più forte. Dove cazzo te la trovo un'ascia? Ah, un cervo, ok. Forse posso tagliare questi? No. Rosa canina non la voglio rompere. Non so, ragazzi. Oh, una carota. La grande. La carota selvatica nel mezzo del nulla. Erbe medicamentali. Ottimo. Mi nasce più forte, come me la faccio? Oh, questo funziona. Ok, questo funziona. Ok. A taglia! Taglia! Ronzo, taglia. Funziona o no? Oh, sì che funziona. Bomb! Bolo. Ok, tronco di legno morbido. No, 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 aspetta, tagliare, tagliare. Ok, legno di conifera. Ok, la grande. Mi faccio dal previsto. Mi piace. Mi piace, mi piace. Mi piace. Vai, vai, guarda come piovono conifere dal cielo, ragazzi. Cosa volete di più dalla vita? Conifere dal cielo. Mamma mia. Mamma mia, hai freddo? Prendi e adasciate un albero, così pioveranno conifere dal cielo. Ah, è normale, cioè, non è che mi aspetto che sia cosa da un gioco che è ancora in fase di sviluppo, cioè. È carino. Carino come concetto. Cosa? Ho finito tutto. Mi serve 18 bastone. Quello non posso tagliare, allora prendiamo di nuovo la mia ascia fidata. Ah. Ok. E taglia. Combustibile come me lo faccio? Roccia poi come me la faccio? La roccia come la devo cercare la roccia? Ah no, guarda qua quante rocce. È la roccia del mondo. Ah no, purtroppo non sono raccoglibili. Sono rocce accessorie. Sono rocce amichevoli. E attacca, maledetto, attacca. E attacca, figli di troia. Boom. Bello, mi piace quando cade l'albero così. No, cioè, taglia, taglia. No, spegni, taglia, ok. Ok, abbiamo uno di conifera, raccogliamone un po' che magari mi servirà per riscaldarmi. Bastone, grande ramo, 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 ramo. Ramo. E poi le pietre, dovrei vederle come una specie di, come si chiama? Di gruppo di... stronzi. No, comunque si vedono le rocce. Ma vi ripeto, sono in raggruppamenti. Purtroppo non le posso raccogliere da terra, ma sono in raggruppamenti. Un'altra carota e una barbabietola da zucchero. Mamma mia, ci facciamo del borscht, fratello. Mangiamo un po' di borscht, porca puttana. E pensiamo al nostro grande salvatore, Joseph. Paura delle tombe, che cacchio. Che distanza devo stare dalle tombe. Cosa sto facendo? Ho preso una palla di neve. Me ne sono l'ho mangiato. Non volevo mangiare. Oddio, sto avendo freddo. Maledizione, non volevo mangiare la neve. Volevo lanciarla. Creazione. Fammi ramo. Questo. Fammi. Quanto tempo ci metti? Oh, e fammelo. Ah, devo premere clic destro. Ah, ok. Quindi mettiamo tutti i rami. La grande, e poi? No, con V era, no, con I era creazione. Per il combustibile mi serve... Oh, madonna mia. Che cazzo mi serve qui? Oddio, mi serve l'erbaccia. Niente. Mi serve l'erbaccia, erbe mediche. Spero di poterle utilizzare per curarmi. Se la logica non mi... Di nuovo, ho fatto il dash. Se la logica non mi inganna, dovrei poterle utilizzare per... evitare. Di nuovo, no, 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 non la mangiare. Allora, qual è? Mi è voluto per caricare, clic per lanciare. Ottimo. Ottimo, non la mangiare la neve, non fare di nuovo questo errore. Fungo d'ostrica. Sì, magari mi aiuta. Ecco qua, erba alta, quella che volevo. Raccogli tutto, zio. Raccogli tutta l'erba alta che... Ancora! Non so perché premo G. Non so perché. Sono stupido. Sono un cretino, sono. Oddio, ho freddo. Ma tanto, vi ripeto, sono già al 100% di pazzia mentale. Cosa può andare peggio? Tanto il debuff cattivo me lo prendo lo stesso, quindi. È una cagata questa dei debuff cattivi, non mi piace.
Ci sta lo stress, dovrebbero magari darmi la visuale un pochino alterata, lo capisco, ma avere questo cazzo di debuff permanente per tutto il gioco solo perché sono stato troppo fuori, ho affrontato troppi lupi, nah. È un po' come su Project Zomboid il panico, no? Dopo un po' dovrebbe... Il tratto desensitivizzato dovrebbe venire automaticamente dopo che elimini un tot di zombie. Invece no. Ci sono delle mod che ti permettono di arrivare a quel punto, però... Capite? A me non piace che non sia una cosa vanilla, ma ti devi basare sulle mod per avere quello che vuoi da un gioco. Secondo me, non lo so, non mi dà proprio fastidio come concetto. Ehi, ma tanto c'è la mod che si sistema. No, non è così che dovrebbe essere. Dovrebbe essere il gioco principale che include questa cosa, a parer mio. Poi, per carità, ti prendi la mod e ci sta che magari ti cambi un po' l'esperienza di gioco quando vuoi cazzeggiare. Ma, vi ripeto, secondo me il gioco principale dovrebbe integrare già di suo questi aspetti, per me, quasi fondamentali. No? Non mi devo basare sulle mod. Se no, finisci come la Bethesda. Mettiamo tutta la roba qua, va. E smettiamo di burlarci della Bethesda, che è una cosa abituale su questo canale. Io rispetto la Bethesda, ragazzi. Hanno fatto i miei giochi preferiti, la Bethesda. Cioè, aspetta. Sì, ci riposeremo quando sarai morto, fratello. Non rompere i coglioni. Non rompere i coglioni, che sennò te stacco le palle. Te stacco le palle e te le attacco nel sottomento. Nice. Nice! Cosa mi manca? Delle pietre. Sì, dovrei andare a riposarmi. Dovrei andare a riposarmi perché ho freddo al nucleo e poi ho poca vita. Devo capire come costruirmi le erbe mediche. So che la casa è più o meno di qua. Non è neanche troppo lontana, quindi sono fortunato. Qui non è che ci sono delle pietre. Lì ci sono delle pietre, vero? Quelle sono pietre. Mi sembrano pietre. Ok, raccogliere la roccia. Quante ne ho? 4. Buono. Non ho mai abbastanza perché sono armi potentissime le rocce. Puoi eliminare qualsiasi cosa con le rocce, ragazzi. Avete visto? Già ho ucciso 2 lupi con le rocce io. Sono un killer delle rocce. Quante rocce ho? Credo di averne abbastanza adesso di rocce. Il fatto è che non ho abbastanza combustibile. Combustibile, mamma mia, devo raccogliere tutta l'erba del mondo per farmi il combustibile. Scusami, ma pisciaci sopra, un po' di benzina e sei a posto. Non lo so. Maledetto. Maledetto marrano. Cosa? Mi manca una pietra e 9 di combustibile. Allora, fanculo. Vabbè. Ma è spawnata quest'erba? Perché prima non l'avevo vista. Mi sa che è spawnata adesso. Non credo di averla vista prima. In casa dobbiamo andare in casa. Se no moriremo. Assonnato? Tu riposi quando dirò io che devi riposare, figlio di puttana. Se no, fino ad allora corri. Fino ad allora corri. Maledetto marrano che non sei altro. Udo! Ah, che salto. Che salto da campione olimpico. Campione olimpionico. Olimpico. Non lo so. Sapete che per me l'italiano è un'opinione. Dai, che stai bene. Questa è la casa, no? Sì, è questa. Ah, casa, dolce casa. Già questo ti dovrebbe rincuorare, fratello mio. Già questa cosa ti dovrebbe rincuorare a bestia. Invece mi devi rompere di Zebedeus. Vai. 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 Ricette. E ricette purtroppo mi servono 4 barbabietole. E voglio dire, c'è un'altra cosa che non mi piace dei giochi, no? È che ci sta che magari mi richiedi un tot di carne, un tot di ingredienti, 4 barbabietole. Ma fai che mi posso fare una razione un po' più piccola con questa roba. Sono a posto. Non è che ogni volta mi devo per forza raccogliere 4 barbabietole e 2 di aglio per farmi qualcosa. Acqua dolce. Metti un po' di meno di roba e viene comunque la ricetta. Non è che devi avere proprio il centro. Perché sono bagnato? Non sono bagnato. Ah, i pantaloni sono bagnati. Va bene. Va bene, se lo dici tu. Se lo dici tu. Ti credo. Ma dei vestiti non li posso trovare, magari. È una cosa stupida, secondo me, questa che ci vogliono 40 ingredienti per fare qualcosa. E poi una cosa anche è che la linfa posso utilizzarla come combustibile, frate. Sembra un tossico di campagna. Sembra un tossico dipendente che trovi nel parco. Magrolino gobbo. Fratello, dammi 2 euro per il carrello, perché non ho moneta. Non ho moneta, dammi 2 euro, prendo carrello e te le ridò quando ho finito. Ti prego,
Devo comprare il cibo per la mia famiglia. Dai, fratello. Sei bravo, no? Creazione. Oggetti medici. Oggetti... Borsch! Posso veramente farmi il borsch? Io stavo scherzando, ma c'è veramente la possibilità di farti il borsch. Sì, praticamente è una specie di zuppa di barbabietole. Il borsch. Russa. No, non russa. Che è russa. È russa la ricetta che arriva dalla lontana Russia. Unguento alle erbe, acqua dolce, erbe medicinali, ciotola di legno. Dove te la trovi? Io la ciotola di legno, porca la mannaggia a te e a tua sorella. Porca la mannaggia a te e a tua sorella. No, aspetta, frammento imbevuto di alcol. Usa questo, va. Vai, ok. No, ne hai fatti due. No, perché non ho più... Ok, non ho più accesso a me stesso. Non riuscivo più a fare quello che volevo. Dove sono gli oggetti curativi? Dammi tutti gli oggetti curativi, tutti, tutti. Guarda quanta roba c'ho. 2,8 kg di... Contenitore di latte rotto. Lascialo cadere. Lascialo cadere. Dov'è il frammento? Lì il frammento, come cavolo si chiama? Imbevuto di alcol? Eccolo qua. Usa. No, ho premuto F per accendere la torcia, scusami. Ho sbagliato, spegni la torcia. Ok, siamo guariti e mi piace. Un'altra cosa che dovrebbero mettere è la guarigione automatica del mio personaggio. La guarigione automatica, voglio dire, non è che se non mi bendo la ferita non guarisce. Magari mangiando bene, essendo, diciamo, idratati, dovrebbe guarire da sola una ferita. Non è che devo fare per forza raccogliere tessuti e cagate per curarmi, no? A parer mio. Dove? So che mi stanno cercando! Aiuto! Evasione, evasione! Corri, corri, non camminare nell'acqua perché sennò avrò la visuale sgranata per tutto il tempo. Posto? Mi ha abbandonato? Mamma mia. Non era proprio convinto come nell'inseguimento questo lupo. Stai bene, non rompere i coglioni. Non rompere i coglioni che stai di un bene, guarda. Stessi io come te. Stessi io come te, guarda. Guarda. È un coniglio, maledetto suino. Ottimo. Okay. Adesso c'è da creare, c'è da raccogliere tutta l'erba del circondario. No, fai questo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Andata. I need a break. Cosa? I need a break. I'm exhausted. Ma ce l'ho. What? Sono stanco e quindi non riesco più a costruire? E quello è il problema? No, perché... Sono svenuto! E quindi? Sono passate le ore. Ma come cazzo fai a svenire nel mezzo della neve? Maledetto suino. Oh, dovrei riscaldarmi presto. Oh, ho perso un tratto positivo. Diminuisce leggermente il livello di resistenza. Sei un maledetto, sei. Inizia la sfida di recupero. Va bene, inizia la sfida di recupero. Cosa vuol dire sfida di recupero? Sono di nuovo svenuto! Ma stai scherzando? Fammi andare a casa, apparentemente devo per forza tornare a casa. Ho freddo, sai come sei svenuto nel mezzo del nulla, idiota. Ah, praticamente devo fare 5.000 passi per guarire da quella cagata. Interessante. Interessante. Dov'è la mia capanna di merda? Di qua, no? Devo uccidere quel lupo maledetto. Il marrano di un lupo, suino che non è altro. Devo raccogliere anche... No, aspetta, creazione? Come si fa una lancia? Fammi una lancia. Fammene due. Ok. Dov'è? Inventario. Dov'è l'arma? L'arma! L'arma, buon Dio! Tipo, io dovrei avere un tasto per premere F, magari, o Y, per equipaggiare un'arma. Non è che ogni volta devo fare sta roba. Scusami, zio. Più in su. Nel cervello, proprio. Suino maledetto. Suino maledetto, così impari a seguirmi. Ridammi la mia lancia, va. Ridammi la mia lancia, marrano, che non sei altro. Dov'è la mia lancia? Dov'è la mia lancia? Se l'è portata via. No, eccola qui. Non camminare nell'acqua. No. La lancia. La lancia è andata. La lancia è andata, ragazzi. Mi dispiace. Non ci arrivo. Nell'acqua.
È nell'acqua. Però stavolta non ho disagio, mi sono abituato al buio apparentemente. Sì, però veramente, svenire nel mezzo del nulla è una cosa completamente irrealistica. Capisci? Sei stanco. Non è che puoi permetterti di svenire nel... Ma il fuoco è ancora acceso. Buono. Fammi un bel sonnellino, maledetto, va. Fammi un bel sonnellino e dimentichiamoci di questa piccola disavventura. Vediamo. 3, 4, 5... Ah, calore 0%. Allora, posso dormire solo 3 ore? No, aspetta, devo mettere più combustibile, mi sa. Perché sennò il fuoco si spegne e io avrò freddo. Ma non credo... Ah, no, ce l'ho il combustibile. Ah, la grande. Metti più combustibile, maledetto. Metti più combustibile. Tavola di legno morbido. Grande ramo. Per me è combustibile questo. Guarda che ce l'ho. Ce l'avevo il combustibile, vedete? Figlio di puttana. Ma è stanco, bimbo, no? Potresti essere stanco morente, ma porca puttana, se dipende la tua vita da questo. Muoviti, culo. Maledetto. Io non lo so, la mancanza di rispetto di sti giovanotti. Dormi 7 ore. E sono già tipo il triplo di quello che dormo io normalmente. E si vede! E direi che possiamo fermarci qui però, ragazzi. Quindi, vi ringrazio per avermi guardato fin qui. Mi auguro di vedere nella prossima puntata di Winter Survival. Non dimenticate che siete i migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.